l'occasione di presentare l'annata 2011 del Bardolino e del Chiaretto del Lago di Garda e l'Hotel Cesius di Bardolino, la struttura forse oggi più importante per il benessere di tutto il lago. Ecco, in questo momento come va la stagione? Siamo all'apertura della stagione primavera-estate, sicuramente un po' di crisi si sente anche sul lago, però ecco, il nostro albergo, essendo aperto anche tutto l'anno e lavorando anche col congressuale, sicuramente possiamo dire siamo ottimisti per quest'anno. Ecco, la vostra clientela in questo momento da chi è costituita e poi come cambia stagione per stagione? In questo momento italiani, quindi congressisti durante la settimana, al fine settimana invece chi ama appunto dedicarsi un paio di giorni di benessere. Tra poco cambieremo perché appunto si apre la stagione con turisti di lingua tedesca, quindi austriaci, tedeschi, olandesi anche, inglesi e qualche russo, si iniziano a vedere anche i russi sul lago. Quindi l'offerta che voi proponete, come possiamo sintetizzare? Quante camere, quante strutture ricettive, anche dal punto di vista del wellness? Noi siamo un resort, quindi è un resort anomalo perché è abbastanza grande, sono 185 camere. Siamo dotati di 7 piscine, quindi accogliamo tutti i nostri ospiti in un parco di 40.000 metri quadrati, di cui 3.000 è questo centro termale con una beauty, 4 vasche termale, l'Ayurveda, che è questa specialità che comunque proponiamo solo noi in questo modo in Italia, col supporto di un dottore specialista in Ayurveda, un dottore cardiologo. E poi la nostra ristorazione, che sicuramente è un fiore all'occhiello, e sia per quanto riguarda la cucina gourmet del territorio, sia per quanto riguarda proprio la proposta di mezze pensioni che rivolgiamo ai nostri ospiti, quindi siamo un albergo comunque molto completo. Ecco, sul piano della cucina c'è da dire che oltre al territorio voi proponete anche la cucina ayurvedica, sì. Perché questo è l'aspetto che vi caratterizza forse di più. Infatti è una cucina che poi si lega alla nostra specialità, perché appunto come dicevo prima il dottor Pomari, che è lo specialista cardiologo che si occupa di Ayurveda, cura i nostri ospiti sia internamente, quindi con l'alimentazione, sia esternamente con dei trattamenti che comunque vengono dati solo dopo una prima visita medica del polso, e da questa visita medica si scaturisce il dosha, e da quello poi inizia tutta un'attività settimanale come minimo, diciamo, di permanenza, che fa appunto bene sia all'esterno, quindi al benessere esterno, che al benessere interno.